Buono, questa è una novità che non sapevo. Insomma, allora, il sindaco di Forza Italia a Carpenedolo, cioè nella bassa bresciana dove lavora Mariella, vive a Dubai e lavorava a Sirmione. Dico lavorava perché io non so niente, insomma, aspettiamo qua. Dicevo stamattina che non mi era mai successa la tentata truffa da parte di una struttura ricettiva che mi addebita 100 euro 6 mesi prima. È successo, e anche questa notizia che vi racconto realmente non l'avevo, non pensavo potesse esistere una cosa del genere. Che cosa? Il sindaco di Forza Italia di Carpenedolo vive a Dubai. Il caso del primo cittadino della bassa bresciana. Stefano Tramonti, quasi da 10 anni, è sindaco di Carpenedolo e avrebbe deciso di trasferirsi nella città degli Emirati Arabi Uniti, mentre è ancora sindaco e ricopre una carica politica istituzionale in Italia. E voi direte: ma com'è possibile? In Italia i tuoi sogni si fanno realtà. Anche se sei un truffatore in imbroglioni, i tuoi sogni si possono fare realtà. Vi ricordate che venivano pullman dall'estero per prendere il reddito di cittadinanza? E quindi, ecco, e così arriva un post che ha fatto scoprire il tutto. Il post dice: grazie sindaco di averci liberato da 73.000 metri quadrati di verde inutile e di averci regalato un impianto rifiuti che renderà l'aria più sana. Punto. Così sì che Carpenedolo sarà più vivibile. Peccato che lei da Dubai non avrà la possibilità di condividere tutto ciò con noi. Ma voi l'avete mai sentita una roba del genere? È o non è un paese delle banane? È caspiterina. È bastato questo post, pubblicato sulla pagina social del gruppo Impatto Zero Acqua Fredda e Carpenedolo, impegnato contro la realizzazione dell'impianto rifiuti nella bassa Bresciana orientale, per alimentare i dubbi che con il trascorrere delle ore hanno ricevuto conferma. Quindi il problema non è una questione ambientale di rifiuti, ma è una questione geografica. E così Stefano Tramonti, sindaco di Carpenedolo, fino a poco tempo fa uno dei primi cittadini in quota Forza Italia, vive a Dubai con la moglie, che si è licenziata dalla farmacia di Sirmione dove lavorava. Avrebbe deciso così di trasferirsi nella nota città degli Emirati Arabi Uniti, una scelta legata a motivi personali. È vero che il comune di Carpenedolo è uno degli enti che nella primavera 2024 sarà chiamato al voto e che, stando alla normativa attuale, non è possibile per i sindaci candidarsi per il terzo mandato. Quindi lui avrebbe finito comunque a primavera del 2024. Ma decidere di andare a Dubai mentre si occupa una carica istituzionale nel proprio paese d'appartenenza è una decisione che nella cittadina al confine con Montichiari e Castiglione delle Stiviere ha provocato qualche mal di pancia, come è emerso nella questione delle probabili realizzazioni dell'impianto, di queste cose che stavamo parlando prima. È così, ma viene scoperto tramite un post su un sito che era contro quella roba lì. Ma in comune nessuno ha detto niente. Quelli dell'opposizione che non hanno più visto il sindaco, nessuno si è chiesto dov'è, che fa, perché non c'è più. Possibile che questo era vivere là senza che nessuno sapesse nulla? O perlomeno che nessuno dicesse nulla, mi sembra una cosa veramente incredibile, incredibile. Intanto si parla di terzo mandato, anche nella fascia di retribuzione dei sindaci 5.000-15.000 euro, mentre al di sotto non ci sarebbero più limitazioni. Quindi al di sotto dei 5.000 euro di stipendio come sindaco ti puoi anche ricandidare, dicono: tanto al tuo posto non ci vuole venire nessuno, ricandidati pure, vabbè. Boh, allora abbiamo visto che il sindaco di Carpenedolo, che
tuttora in carica fino alla primavera prossima, con la moglie che lavora in farmacia a qua a Sirmione, oltretutto, e se ne sono andati ad abitare a Dubai. Insomma, va bene, sono cose che succedono nella vita, né? Ho fatto questo filmato perché praticamente è una notizia che ho appreso un secondo fa. Cioè, e oltretutto metà cittadini di Carpenedolo e tutti quanti manco lo sapevano che viveva a Dubai insieme alla moglie per motivi personali. Va bene, colgo l'occasione per dire che anche un orafo di Desenzano del Garda è da 2 o 3 settimane, adesso non lo so di preciso, che è andato a Dubai. Non ho capito se sia andato a fare 15 giorni di ferie o se sia andato là per abitarci per sempre. E naturalmente a Dubai è famoso per i personaggi che hanno centinaia di migliaia o milioni di euro e che desiderano vivere in santissima pace. Non so i motivi per cui il sindaco o questo mio conoscente orafo o la moglie, non lo so, insomma, perché c'è. Io so solo che molti vanno a Dubai per star bene quando sono stracarichi di euro italiani che si trasformeranno in dollari americani sicuramente. Ah, seconda notizia, la signora Ferragni, a quanto pare, aspetta un attimo che andiamo a vedere un attimino la cronologia, andiamo a vedere la cronologia. Ecco qua. Sempre un attimo che passa la pubblicità. Gentili telespettatori, buona giornata. Il Codacons presenta un'altra denuncia verso Chiara. Per, 2 ore fa. sembra ormai una storia infinita dove tutto viene buttato dentro. Tutto parte dalla sanzione dell'antitrust alle società riconducibili a Ferragni per 1 milione e a Balocco per 400 mila euro. Da lì si è scatenato di tutto di più, gettando così delle ombre su questa marketing influencer Chiara Ferragni. Beh, secondo quanto riportato da Il Giornale, diverse clienti hanno espresso il loro malcontento riguardo agli acquisti effettuati nei negozi di Ferragni, lamentando di non aver mai ricevuto i prodotti ordinati e di non essere riusciti ad ottenere un rimborso. Ecco, quella del rimborso non lo sapevo neanche, perché diverse persone dicono. Boh, allora, anche la Ferragni, praticamente ci sono molte persone che dalla metà di novembre, in tempi non sospetti praticamente con il balocco, anche se le notizie si sapevano già da giugno, a dire la verità, però nessuno ne ha mai parlato. Adesso sembra che da metà novembre praticamente tutti quelli che acquistano prodotti Ferragni, non so dove, perché anche perché non so, no, a me non me ne può fregare di meno dove vendono i prodotti Ferragni. E sembra che non ricevono più niente e delle gioiellerie e oreficerie molto importanti anche sul Ferrarese stanno svendendo tutto al 50%, tutta la bigiotteria di Ferragni che è fatta in lega, che non è fatta neanche in argento né niente, però costa il doppio dell'argento. Bene, andiamo avanti di questo passo, cari signori, Allora, tra sindaci che se ne vanno a Dubai, essendo ancora in carica, prendono 14-15 mila euro qua in Italia e vivono a Dubai. Ma fanno i sindaci. L'opposizione del Partito Democratico manco si accorge che manca il sindaco da mesi e nessuno dice niente. Ma insomma, a un certo punto ci sono delle cose un po' strane, né? E vabbè, dai, cosa ci volete fare, ragazzi? Allora. Insomma, è così la vita, dai. Ciao a tutti, va.